21esima giornata del campionato di Serie D giovedì con la capolista Rimini che ospita il Neri Mezzolara, quarto in classifica con gli ospiti che all'andata vissero una partita molto combattuta. Direzione di gara affidata a Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, coadiuvato da Mattia Maurotti della stessa sezione e Federico Mezzalia della sezione di Varese. Presenza massiccia a livello di pubblico al Neri, la gara. Ospiti che fanno il solletico alla porta difesa da Marietta con questa punizione di Cortesi già al quarto minuto. Sempre da calcio piazzato, un giro di lancette dopo, la replica del Rimini viene affidata a Gabbianelli, ma la Goli viene chiamato al primo intervento del match. Al 13esimo proteste locali per questo intervento di Rosselli su De Ratti, l'arbitro fa segno di proseguire. Se di numeri 2 si parla, non tarda ad arrivare dall'altra parte la conclusione fuori misura a cura di Melli. Mezzolara che si rende nuovamente pericoloso con questo pallone alzato a campanile. Dopo un impallo la sfera precipita sul piede di Semiano che non riesce a dare la precisione necessaria per andare a bersaglio. Da fuori area questa volta ci prova il Rimini con Pannelli, ma la Goli non corre rischi, come del resto Maietta costretto a tuffo per accogliere un tiro debole di Melli. Il Rimini torna a rendersi pericoloso con Piscitella che sbaglia decisamente il colpo finale. In seguito su questa uscita di pugno di Malagoli, Callegaro alza decisamente la mira. L'ultima occasione di prima frazione arriva da questo calcio piazzato con Mencagli costretto in tuffo a spedire di testa il pallone sul fondo. Primi passi da biancorosso per qualcuno, continua invece il tifo incessante da parte della curva. La ripresa mostra un presidente Rota decisamente teso, il Rimini tenta la via del gol da calcio piazzato ma lo schema produce un colpo di testa finale che termina sopra la traversa della porta difesa da Malagoli. In mezz'ora regge il confronto e si rende pericoloso con questo tiro cross di Landi sventato da Marietta. La partita cambia quando Mencagli, lanciata a rete, viene fermato irregolarmente da Dell'Osso. Per il centrale difensivo scatta il cartellino rosso, Mezzolara in 10 uomini. In Mezzolara arriva la conclusione con il numero 8 Rosselli, dall'altra parte un giro di lancette dopo e Piscitella a provare la via della rete. Al 38esimo Pietrangeli di testa svetta e regala a Rimini 3 punti fondamentali. Questa volta il difensore può esultare per un gol che vale la vittoria dopo essere andato a bersaglio in quel di Ghivizzano, uscendo però con 0 punti. Un gol importantissimo che vale l'abbraccio dei tifosi e che permette di tenere a distanza il Ravenna. E dopo Ghivizzano mi era rimasto un po' di amaro, perché non ci aveva portato nessun frutto, diciamo eravamo usciti dal campo con 0 punti, quindi segnare e portare anche a casa i 3 punti è ancora più bello.